Salve a tutti, io sono Dolan Gamer e bentornati su Totally Accurate Battle Simulator. Signori, è passato praticamente un anno. L'ultima volta che ci abbiamo giocato era il compleanno di Gabby a fine aprile. Mille ricordi, mille cose sono successe nel frattempo. Quindi eccoci ritornati per un episodio tranquillo, un episodio un po' a scazzo, perché ho scoperto che hanno aggiunto una marea di unità, di fazioni. E chi più ne ha più ne metta. Sapete bene che Totally Accurate Battle Simulator ci ha abituato a del nonsense di proporzioni bibliche, quindi preparatevi ad assistere a delle battaglie completamente fuori di testa. Ovviamente preciso che le mod che stiamo per andare a testare sono state realizzate dalla community, quindi saranno brutte, buggate e chi più ne ha più ne metta, decisamente non bilanciate. Ce n'è una dell'attacco dei giganti a Venezia. La cosa si fa molto interessante. Immaginatevi davvero se i giganti avessero invaso Venezia, ciò e finiva tutti nel canal grande e moriva affogai male ciò, o sprofondava la città, una delle due. Allora, vediamo un po', perché ho trovato anche quella di Assassin's Creed, le unità di Dark Soul, Attack on Titan. Per inciso, sì, ho visto l'attacco dei giganti, ma il telone cosa faceva? Quando usciva un'intera stagione su Netflix o altre piattaforme, si metteva lì alle 2, si guardava tutti i 10, 12, 13 episodi in un unico pomeriggio e poi passava un anno e si era dimenticato tutto quello che era accaduto. Allora, oh mio Dio, c'è il gigante fondatore, aspetta un secondo. Porco can, signor fondatore, buongiorno. Quanto cocchio non è gigante sto gigante. E vabbè, si placchi, metta giù quella scella, non faccia follie. E abnormemente, no, quello è impossibile da sconfiggere. Abbiamo il titano corazzato, bello. Il titano donna femmina lì come cocchio si chiama. Il titano anormale. Vediamo un po'. Oh ragazzi, il livello di fedeltà sarà non perfetto. Però dai, oddio, più che giganti, sembrate zombie o dei sonnambuli con le mani messe così. Mob dettagli. E i giganti, a quanto pare, c'è un problema di Parkinson. Signori, che brutta cera che avete, eh. Il titano colossale, perché lo metto dietro. Eh beh, è molto colossale, scusi, potrebbe non farmi una spaccata. Signore, cortesemente, si colossalizzi in maniera più comoda. Questo è veramente tanto grande. Non credo che emetta vapore tutte cose. No, sembra abbastanza tranquillo. Ok, evitiamo di spawnarne troppi o sta battaglia sarà praticamente impossibile. All'occorrenza ci sono anche dei simpatici titani normali. Maronne, ne abbiamo messi veramente troppi. Allora, abbiamo effettivamente anche i buoni, la polizia militare, quello che lancia gli arpioni. C'è un po' di tutto. Se ho visto bene ci sono addirittura quelli qui lanciarazzi, lanciamissili e tutte cose. Il Dolan Gamer invece lancerà uno sproposito di porchi. Questo è poco ma sicuro. Non fate troppo affidamento al valore monetario perché... di solito non è mai un buon indicatore. Allora, mettiamo anche un po' di polizia militare. Per adesso siamo in netta inferiorità. Mettimi un po' di tizi che lanciano gli arpioni. Ok, beh, ovviamente, dato che non abbiamo il dispositivo per il movimento verticale, lì tridimensionale, come cocchi si chiamavano, non ricordo più nemmeno io, gli hanno dovuto mettere le ali a questi poveri ragazzi, ma vabbè dettagli. Allora, signori, facciamo la prima battaglia a Venezia, ciò, nell'attacco dei giganti. Oh, streghetta, i separti, è tutta birra, i fioi qua. Oh maronne, stanno lanciando anche i missili. Sì, ma li avete lanciati malissimo, guarda. Hanno rimbalzato, non ci credo mai nella vita. Guarda, li si sono triggerati tutti malissimo. Oh, porco cane. Quale sarà l'ultimo gigante a rimanere in vita? Ma che macello. Vabbè, è più epico dell'anime, santo cielo. Beh, i giganti normali sembra che stiano passando un brutto quarto d'ora, questo è poco ma sicuro. Quindi li arpionano e li tirano a terra. Oh maronne, il gigante colossale sta volando, sta facendo le spaccate. Signore, per favore un po' di contegno. Ho fatto un po' di morti, come potete vedere. Oh, è gente che si deve rialzare. No, qui sono morti male. Si è buttato letteralmente sulla folla. Ma che roba, riesce comunque a evocare i suoi poteri. Aia, mi sa che stavolta i giganti avranno la meglio. Chi l'avrebbe mai detto? A questo tizio invece è salito il momento I believe I can spalmarmi male sulla parete laggiù. E indovinate un po', hanno vinto i giganti. Onestamente pensavo che l'esercito ce l'avrebbe fatta. Ok, serviranno molte ma molte più unità. Questi dovrebbero lanciare dei flare. Fatemi mettere, casomai, questi c'hanno le armi. Senti, tu spawna tutti e chi si è visto. Sta partita allagherà uno sproposito. Aspetta, già, un attimo di pazienza. Ci saranno i cittadini di Venezia che, ok, carnevale, tutte cose. Ma qua gli stanno bombardando le finestre di casa, eh. Ma che ti arrivano le big denunce, porco cane. Ok, se ci sente il sindaco di Venezia è finita praticamente. Maronne, che casino. Sì, però, porco cane, ragazzi, siete tutti vicini gli uni agli altri. E poi vi fate triturare male dai giganti. Oh, se non ci sono le mura, sti tizi si fanno bullizzare male. Vediamo un po'. Ok, qualcuno è ancora vivo? Ce l'ho fatta. Incredibile, cioè, buongiorno, scusate, posso dare un'occhiata? No, non si capisce nulla. Volevo dare un'occhiata, questa volta alla superiorità numerica gli ha permesso di trionfare.
queste pistole hanno un aspetto molto moderno, eh. Guarda che roba. Ma che modelli sono fatti comunque abbastanza bene, eh. Non ci possiamo lamentare. Ok, ora sappiamo come sarebbe andata se avessero ambientato l'anime a Venezia, ciò. Stavo anche dando un'occhiata ai personaggi della mod dell'Apocalisse Zombie. A parte che hanno messo uno sproposito di gente, militari, hanno messo quelli di Left 4 Dead, hanno messo quelli di The Walking Dead e compagnia bella. Anche quelli di Siamo Tutti Morti, lì non mi ricordo come era italianizzato perché lo chiamavo anch'io All of Us Are Dead, quello che è uscito su Netflix, ragazzi. Carina, guardatela, ve la consiglio. Qui abbiamo Daryl, Michonne, Rick Grimes, assolutamente voglio un'armata di Rick Grimes che urlano Carl per tutto il tempo. Questo Rick Grimes è più piccolino degli altri. È molto Rick Grimes comunque, questo personaggio, con tanto di mega revolver. E il Rick Grimes sbarbatello della prima stagione appena uscito dall'ospedale. Oh mio Dio. Vediamo di mettere nelle retrovie un po' di Michonne. Perfetto, che per adesso non gliela danno, ma vabbè, dettagli. E andiamo subito di zombie. Abbiamo gli zombie che saltano, quelli che caricano, i zombie che strisciano. Oh, gli zombie veloci, donne, maschio. C'è una discreta quantità di zombie, gente. Lo zombie infermiera. No, lo zombie infermiera lo voglio assolutamente. Sembrano tutti costano anche parecchio, Ci sono anche gli zombie studenti di qui siamo tutti morti. Siamo tutti morti, come Cocchi si chiamava. Perfetto. Abbiamo anche gli zombie poliziotto. Ecco qua, mettiamoli un po' in giro. Ci sarebbe anche qualche zombie speciale, ma la cosa mi oh mio Dio, ci sono gli zombie con i lanciamissili. Oh, porca di quella iperporca. Eh sì, questi sono molto ma molto pericolosi. Non c'è Rick Grimes che possa sopravvivere, questo è poco ma sicuro. Bellissimi. No, ma io voglio davvero una mod fatta così bene con gli zombie su Tabs. Questa cosa mi sta triggerando proprio un cifrone. Allora, facciamo una prova veloce veloce, che con tutti questi Rick Grimes mi sa che gli zombie passeranno un brutto quarto d'ora. Soprattutto quello zombie lì. No, Rick, dovresti sparargli in testa, ragazzo mio. Stanno silurando gli zombie come non ci fosse un domani. Non mi aspettavo che sparassero così tanti proiettili con quel cocchio di revolver. Vabbè. Dai, si ferma neanche a ricaricare. Gli zombie provano ad avanzare, ma non hanno benché minima speranza. Mi sa che dovremmo attendere lo zombie qua con i lanciamissili, se non si bugga male male. Michonne non serve praticamente a nulla allo stato attuale. Oh mio Dio! Direi che qualcuno ha sparato una leggera raffica di fuoco con i lanciamissili. Mi hanno fatto fuori uno sproposito di Rick Grimes, altro che Carl. Carl qua mi resta orfano, ma vabbè, dettagli. Non fate spoiler sulla serie per chi non l'ha vista, mi raccomando. No! Niente da fare. Rick, prova ad avanzare, presto, veloce, prima che ti lancino. Oh, niente, non ce la fanno, non ce la fanno. Me li hanno trucidati male male. Le Michonne si sono estinte tutte. Dobbiamo separarci dagli altri di Rick Grimes. Para. Oh, porca di quelli per po'. Wow! Schivano anche. Cioè, non posso schivare più di tanto. Ma un paio di missili li hanno schivati. Hai capito, Rick? Però c'è morto, ma come? Ottimo, direi di aumentare la quantità di zombie. Mettiamo anche quelli veloci. Quindi dovrebbero correre da una parte all'altra. No, scusi, lei scende dal tetto cortesemente. Abbiamo lo sciamano. Oh, forse può evocare qualche potere soprannaturale. Solo che stavolta mettiamo i militari. Oh mio Dio. Gente, carro armato Venezia, ciò, voi cosa dite? Wow, il modello non è niente male. Peraltro c'è un tizio dietro con una mitragliatrice pesante. Che spettacolo! Perché in caso ti attacchino da dietro, si può difendere effettivamente il carro. Allora, vediamo un po'. Uno secondo me non è sufficiente. Ne dobbiamo mettere almeno tre. E voi direte, ma una potenza di fuoco assurda. No, 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 fidatevi che se arrivano quelli con i lanciarazzi li distruggono alla velocità della luce. E casomai mettiamo un po' di sceriffi armati di Benelli M4, un fucile pesante e arrabbiato con la vita. Poi abbiamo qualche poliziotto con una semplice Glock. E vabbè, l'M2 Browning. Allora aspetta, dobbiamo mettergli un pochettino più indietro col Browning. Sì, a mano. La vedo abbastanza. Oh mio Dio, gente col Barrett. Vabbè, a 2 chilometri lo metto. E un po' di soldati anche con lo Scar. Io non so, potrebbero vincere i militari una volta tanto. Aspetta, fatemi arrivare, porchi quelli per porca. Non mi fate neanche dire che lo scontro abbia inizio. Si sono presi tra di loro. Si sono presi tra di loro. A parte che quelli col fucile fanno sproposito di danni. E vabbè. E vabbè. Ti piace vincere l'apocalisse zombie facile facile? Ponci ponci popopon. E potete vedere che gli zombie, quelli soprannaturali, gli sciamani, hanno lanciato invece dei porchi i corvi con le malattie, quelle brutte brutte. Carri armati, vi vedo un po' buggati male. Non si può parcheggiare qua dopo le 18. Carri armati finiranno nel canal grande. Questo è poco ma sicuro. No, si è preso un proiettile su un ginocchio. Adesso non può più fare lo zombie. Guardali, sono tutti stra iper triggerati. Vediamo un po' se i corvi riescono a fermare il tizio qua col fucile.
Signore, provo ad avanzare io? Aspetta, oh, saltano! Ah! Appena io prendo il controllo di un'unità, quell'unità muore, ve lo garantisco. Però dai, ridendo e sterminando, hanno fatto fuori praticamente tutti. Fammi prendere il controllo di sto tizio. Spara, spara a tutti. Ui, che sbancello, aspetta, c'è capire quella. Ah, è terrificante, è uno scenario terrificante. E vabbè, sono tutti troppo potenti. I carri armati come se la passano? Stanno avendo un brutto quarto d'ora. No, dai, non fatevi bullizzare. Aspetta, lo controllo io, No, non riesco a controllarlo. Era sotto l'effetto della paura. No, aspetta, dall'altra pa... Porca di quelli per... Cosa è successo? Non so che... Mi si è buggata... Oh, no. Gente, la mia telecamera si è buggata dentro l'edificio? No, non sto scherzando. Non so come portarla fuori. Dai! Sono la telecamera! Dovrei poter andare dove mi pare piace. Io non ci gioco più a Tabs. Io sono la telecamera, sono importante. E niente da fare. Mi sono dovuto arrendere. Ok, niente male, volevo provare i carri armati. Beh, magari in una Venezia potremmo testarli anche qualche altra mappa, giù. Gli zombie nel Far West. Oh, la coda si fa molto, ma molto interessante. Ah, per inciso abbiamo anche 90 unità della, di SCP. E che non ne conosco neanche uno su un miliardo. Ce ne sono uno sproposito. E poi immaginatevi attacco dei giganti nel Far West. Che poi le mura non erano molto resistenti al tempo. Penso che avrebbero vinto i giganti alla velocità della luce. Questo è poco, ma sicuro. Al massimo avere un po' di pistole, tizi. Che era un bel vantaggio, non da poco. Però una prova la possiamo fare. Mettiamo dei giganti normali. Che sì, ogni tanto li chiamo titani. Perché mi sono abituato a chiamarlo attacco on Titan più che l'attacco dei giganti, onestamente. Mi sa che ne abbiamo messi decisamente troppi. Da quest'altra parte, le unità del Far West, soprattutto i precisini, ovvero i nostri cecchini, che possono sparare dalla distanza, questi saranno praticamente indispensabili, anche perché non so quanta vita abbiano i giganti. Mettiamo un po' di pistoleri che possono far piovere piombo dal cielo. Poi, dinamitardi in prima linea, assolutamente dobbiamo far esplodere quei maledetti giganti. I cactus mi fanno ridere. Non dimentichiamoci ovviamente dei giocatori di Minecraft. Lo sanno tutti che i minecraftiani sono bravissimi a prendere a picconate nonché a sconfiggere i giganti. Mettiamo dei manolessa. Sì, questi possono sparare a raffica. Secondo me non ce la facciamo nonostante tutto. Che lo scontro abbia inizio. Allora, vediamo innanzitutto quanto ci mettiamo a far esplodere qualche bel gigante. Maronne! Si sono proprio buttati sul nemico. Oh no! Questo non l'avevo calcolato, dannazione. Ora la TNT cadrà esattamente sullo stesso punto e pertanto farà fuori una marea di minecraftiani. No! Che strage! Ok, intanto sta piovendo piombo dal cielo. Bravi ragazzuoli. Se qualcuno volesse sparare a qualche gigante... Ok, forse questo è morto. Vediamo un po'. Ok, un gigante è morto. Un altro è svenuto male male. Vediamo un po'. No, è ancora lì che guarda il pavimento. Sapete che non è che sono molto furbi, perché di quelli per porca. Gli altri stanno cercando di avanzare, ma si sentono bullizzati male male. Wow! Ha lanciato qualcosa per aria. Ah, l'avevo visto in effetti. Signor Minecraftiano, venga a giocare. Dove sta andando? E lui gli è salito il momento I believe I can fly. Ok. Ma questi giganti sono molto più pericolosi del previsto. Ok, mi sa che questo l'hanno triturato male male, perché è caduto giù. E infatti ne restano ancora 4, forse 5. Questa immagine peraltro è terrificante, gente. Signori, non fatevi esplodere tra di voi. Ok, cercate di colpirli dalla distanza. Presto, signore. Il piccone non si tiene in quel modo. Mob, dettagli, sta gente non sa più minecraftare. Ma facciamo finta di nulla che se non mi incocchio. Ok, sembra che quelli del Far West stiano avendo la meglio, signore. Signore, lei si è dimenticato come ci si alza? Signore. Oh mio Dio, il gigante è svenuto di colpo. Cosa è morto questo? Si sono sparati tra di loro. La volete smettere di spararvi tra di voi? Incredibile. Secondo il mio scenario molto accurato, realistico e per nulla fantasioso, se i giganti avessero invaso il Far West, li avrebbero sconfitti tutti. Vabbè, grazie al cocchio, con tutta questa potenza di fuoco, era anche abbastanza prevedibile. Signori, una cosa è certa, state per passare un brutto quarto d'ora, perché ho deciso di spawnare il gigante fondatore. Aia, altro che fondatore, questo è affondatore, va a fonda male male. Ok, vediamo se 66 villici armati fino ai denti contro un gigante fondatore. Signore, ce la fa ad alzarsi? Non so neanche quali siano i suoi poteri. Maronne! Wow! Ok, vabbè. Mi sa che vince il gigante fondatore? Ha fatto fuori già metà delle forze nemiche? Che macello! Cos'è sta roba? Signore, si tiri su cortesemente, che si sta imbarazzando da solo. Che disastro! Wow, wow, si è sparato dall'altra parte all'improvviso, mi sono cagato in mano. Se riusciamo... Signore, cosa sta facendo lei? Qua ci abbiamo un tizio volante. Signora? Credo che siano buggati male male. Dovrebbero essere bloccati sui tentacoli. Maronne, soffitto sul tetto.
Ok, nel frattempo ci sono ancora un po' di tizi che stanno cercando di fermare il gigante che si è arenato sui cocchi di edifici. È abbastanza ovvio che stia avendo la meglio. Allora, fatemi prendere il suo controllo. Sì, vabbè. Vabbè, guardate ancora quanta vita che c'ha. Maronne! Non ho mai comandato un'unità così grande. Ma che macello! Ma che macello, che disastro! No, ma è inquietantissima sta scena. Cioè, sapevo che non avrebbero avuto la benché minima speranza. Guardate, a malapena gli hanno toccato la barretta. Signori, meglio se vi allontaniate, se fuggite, via dicendo. Non ce la fate attaccare. Ok, ce la fate come ad attaccarli? Non so chi resti vivo. Vabbè. Signori, diamo la vittoria al gigante fondatore, abbastanza ovvio. Questa volta mettiamo i nostri abitanti del Far West contro gli zombie. Allora, mettiamo un po' di infermiere, lo studente lì della serie TV Netflix, quello con la tuta protettiva, perfetto. C'è un mutante con l'artiglieria. Ok, tre con l'artiglieria. Dovrebbero essere comunque abbastanza potenti. Cos'è questo, il bruto del caos? Sembra un'unità molto ma molto arrabbiata con la vita. E Maroni, che gli è successo a sto tizio? Mamma mia, oh, anche da vivo non doveva essere tanto bello. Potrebbe essere un bel problemone, eh. Per adesso evitiamo di spawnare altri tizi. Beh, peraltro la luce al tramonto rende il tutto ancora più epico, con le ombre belle e lunghe che si proiettano sul terreno di battaglia. Oh, una volta tanto siete riusciti a lanciare correttamente la TNT e poi ci mettono i loro santi piedini sopra. Ok, gli zombie di base dovremmo riuscire a triturarli senza troppi problemi. Peraltro sono troppo inquietanti. No, davvero, devono aggiungere gli zombie sto cocchio di gioco. Minecraftiani, vi siete fatti triturare male male? Che disastro. Chi è che sta sparando? Non ho capito chi è che stava sparando, ma vabbè, dettagli. Qual è il potere di questa unità? Una cosa è certa, è lenta da far schifo. Ok, restano vivi. Ah, vi state sparando tra di voi, razza di idioti. Ok, sembra che lo stiano crivellando di colpi. Signore, non ce la fate avanzare. Cosa sta combinando? C'ho gli spasmi quelli brutti brutti? Che macello. Scusi, quando ha finito di spazzare il pavimento, magari. Questo si è buggato. Signore, non ce la fanno neanche a tirarsi su. Sono stati bullizzati dai cecchini, praticamente. Ma no! Lo zombie ipergrande arrabbiato con la vit è morto male male. Ma che cocchio. Ok, ancora una volta gli umani hanno vinto. Sti tizi del Far West, come ho detto, sono delle belle bestie. Signori, io ve la butto là. E se vi dicessi unità di Dark Soul, che ne so, Gwyn, Artorias, Smaug, Gwyndolin, Ornstein, il demone toro. Ci sono tutti. Non ci credo mai. Vabbè, ditemi che c'è anche lui. Ditemi che c'è anche lui. Soler! Grande Soler. Abbiamo anche Oscar. Allora, prima di tutto dobbiamo trovare una mappa adatta. Pertanto... Oh, la mappa fantasy del male? Beh dai, è un po' scuretta. Non dico di no. Però è molto Dark Souliana. A massimo potevamo usare quella del Medioevo. Però questa è tanto inquietante. Qualche pirla finirà sicuramente di sotto. Ok, ok, vediamo cosa riusciamo a inventarci. Ah, per la 190esima volta. No, gente, ho già sbloccato tutte le unità. Ma no, non hai preso quell'unità là. No, le ho trovate tutte. A meno che non hanno aggiunto qualcosa nel frattempo. Ma che io sappia, così non è stato. Allora, ritornando a noi, Dark Soul. Chi possiamo mettere di bello? Beh, Smaug e Ornstein assolutamente uno. Maronne, perché c'è un albero? Scusate un secondo. Signore, cosa... Cosa sta facendo con la manina? Oh, yo! Ci sono i bambini a casa che guardano. Ma Smaug, avanti, ma che cocchio. Oh, per essere Tabs comunque li hanno fatti anche abbastanza simili. Vediamo Ornstein. E beh dai, gente, non è niente male. È abbastanza simile. Dai, direi che hanno fatto un discreto lavoro. Complimenti. Vedo che queste mod stanno effettivamente migliorando. Ok, mettiamo anche la signorina Gwyndolin. Oh mio Dio, c'è Priscilla. No, vediamo un po', c'è Gwyndolin. Che figo. Nito? C'è anche Nito, aspetta un secondo. Io avrei messo un altro po' di teschi però su Nito, ma proprio uno sproposito. Bello lui, mi piace, ha giudicato tantissimo. Beh, Gwyn lo proviamo dopo. Devo provare Artorias, devo mettere assolutamente Artorias. Vediamo un po'. Ah, beh dai, non è niente male. Molto artoriasiano questo Artorias. Mi piace, ha giudicato assolutamente. Da quest'altra parte, invece. Beh, i Soler. Possiamo fare un'armata di Soler? Aspetta, sono troppo belli. Vediamo come lodano il sole. Beh, oggi c'è poco sole da lodare, C'è un po' di nuvole. Non avevo mai guardato in alto. Non mi ero neanche accorto. Aspetta, da quando sta mappa allo sfondo?
O forse c'è sempre stato e non me l'ho accorto io. Vabbè, facciamo finta di nulla. Fatemi rivedere più da vicino i Solaire. Ah, ma guarda lì, piccoli stellini. Brutta giornata, dicevo, per lodare il sole. Mi son cagato in mano, assistente. Spero che si sia sentito, perché col microfono è un po' un casino. Assistente, vada a lodare la Conad cortesemente, che c'è bisogno di pasta asciutta, che qua stiamo finendo i carboidrati, assistente. Tu lodi il sole. Guardi, dalle 8 alle 8 e 5 minuti almeno, Ok, metti. Guardi quanto non è Soler questo Soler. Guarda che bello che è. Ah? Guardi qua. Quanto è morto che è? Quanto non è Artorias e quanto non è Nito si chiamava, no? Nito. Guarda quanti occhietti. Sì, è quello con tutti gli 8000 teschi. Sentite, vado a fare la spesa che sennò quello si mangia. Tornando a noi, mettiamo un po' di Oscar direttamente in prima linea. Vediamoli un po'. Belli. Si faranno trucidare nel giro di 1,8 secondi. Per il resto, nelle retrovie metterei di sicuro qualche franco. Eccoli qua, perfetto. Qualche altro cavaliere? Dobbiamo cercare di avere quantomeno una discreta superiorità numerica, perché questi verranno trucidati male male. Ecco qua, perfetto. E possiamo mettere un po' di arcieri? È che se li mettiamo qua sopra di sicuro si buttano di sotto. Non fatevi ingannare, come ho detto, dal parametro del denaro, perché tanto non indica nulla. Ok, facciamo una prova che lo scontro Dark Souliano abbia inizio. Maronne, quanto ci saranno... Dove è andato? Ho visto Artorias partire male, signor Artorias. Non mi voli di sotto, cortesemente. Uilala! Direi che qualcuno si è triggerato bene, gli è salita una voglia di bonsai assurda. Porco cane, sì, si sono letteralmente buttati sulla mischia. Dove poi è Ornstein? Scusate. Qua... Non lo vedo, eccolo qua. Scusi, non l'avevo vista. Vediamo un po'. Si è triggerato malissimo. Cos'è successo qua? Li ha tirati sotto. Addirittura. Signori, fate attenzione con le magie. Deve essere stato Nito, molto probabilmente. Vabbè. Può evocare addirittura. Cos'erano dei pali? Ho visto un palo emergere. Cos'è sta roba? Allora, questa era una freccia. Mi sono cagato in mano. Guarda, Artorias. Sta facendo una strage. Addirittura. Con quanti effetti di luce? Non me lo dici? Ah, sì, come volessi dimostrare. Direi che i nostri buoni stanno passando un brutto quarto d'ora. Resta qualche arciere, qualche franco. Signori, non dovevate scendere, dovevate sparare dall'alto. Wow, i re franco stanno volando, guardali. Momento I believe I can fly. Perfetto, vediamo di terminare lo scontro. È abbastanza ovvio chi sia il vincitore. Ornstein è ancora vivo? Non lo vedo neanche più, buongiorno. Ah, eccolo qua, signore. Si è bloccato nell'angolino lui per una... Ehi, la Artorias. Artorias è volato là sopra. Con che salto? Li ha buttati lì sotto. Ma cos'è? Ma c'ha l'intelligenza artificiale sopraffina. Riuscire a batterli potrebbe essere molto, ma molto più difficile del previsto, come potete vedere. Ok, non è morto praticamente nessuno. Qui c'è bisogno del cavalier Cipolla Sigmeier. Ok, mettiamo un po' di Sigmeier. Molti, ma molti più Soler. Ok, vediamo. Sentite, siete 4 contro 48. C'è un potere di lodaggio qui che è qualcosa di incredibile. Peraltro fatemi vedere il cavalier Cipolla più da vicino. È abbastanza cipolloso in effetti. Maronne. Allora, vediamo un po' di velocizzare il tutto, perché più o meno la battaglia la conosciamo. Hanno delle abilità veramente incredibili. Signori, non fatevi buttare di sotto nel baratro, che non sarebbe male. Nito è troppo forte, con quell'abilità riesce a stecchirne anche troppi. Dai! Ma che roba! Stanno provando a far fuori Artorias, ma... Come fa a muoversi in quel modo? È di una potenza assurda. Dai, non riescono a sconfiggerlo. Niente da fare. Sono tutti troppo cattivi e no, Franco? Franco, che è successo? Si era bloccato improvvisamente il Franco. Credo che... vabbè, c'era un ultimo arciere. È arrivato Artorias e se l'ha squartato male. No, e poi no. Questa battaglia è impossibile vincerla, nonostante le unità costino il doppio. No, non ce la si può fare, gente. Bellissimo sto scontro. A questo punto direi di testare anche il demone toro. Vediamo un po'. Oh, signore, tutto bene? Ha avuto un leggero spasmo spastico e via dicendo. Me lo ricordavo un po' differente, ma beh, dettagli. Abbiamo anche il demone capra. Quanti porchi. Il demone capra non era quello che aveva pure i cani. Non vorrei dire una boiata. Maronne, mi riemergono pian pianino i traumi. E mettiamo Gwyn nelle retrovie. Fatemi vedere Gwyn. Fa che spada infuocata. Ma che figata assurda. Fantastico. E per non farci mancare nulla, mettimi anche... No, Priscilla no, mettimi Gwyndolin. Perfetto. Che boia di arma gli hanno fatto.
Che figata, ma gli hanno fuso due armi assieme? La maschera è anche abbastanza simile. Oh, gente, qualcuno si è impegnato veramente un sacco per farli abbastanza verosimili rispetto al gioco stesso. Sì, ma chi gli mandiamo contro, gente? Proviamo magari ad utilizzare semplicemente delle unità del Medioevo. Allora, serviranno un sacco di franco, che sono fra le unità più forti. Le catapulte! Potrebbero resistere, in effetti, e fare uno sproposito di danni. Beh, non quanto le baliste, ma vabbè, dettagli. Io riprovo a mettere una marea di arcieri. Vediamo un po' se ce la fanno, perché hanno fatto una brutta figura fino adesso. Ok, tanti tanti arcieri. Una marea di cavalieri. Ecco qua, anche se penso che appena arriva Gwyn te li storpia male tutti. E la battaglia durerà poco. No! Come abbiamo fatto a non metterli? I piccoli giovani giocatori di Dark Souls, i figli di Franco. Ma da quanto tempo? Piccole bestiole. Il bardo! Il bardo ci permetterà di distrarre le unità nemiche, è vero, dando prezioso tempo ai nostri ragazzuoli per contrattaccare. Non c'è Solaire, purtroppo. Speriamo che lodare il sole non sia un requisito indispensabile alla vittoria. Beh, di certo prima non è che abbia fatto tanto la differenza. Oh, maronne! Gwyn è partito male male, signore! Signore, si dia una calma. Certo! Signore, metta giù quella spada infuocata, non faccia follie! I Franco provano a contrattaccare, ma non ce la fanno! Si sono bloccati male tra di loro, che è una mucchiata, signori! Signori, un po' di decenza umana, ho capito che siete dei Franco! Però... Ok, nel frattempo i demoni toro... Che stanno a fare? Stanno ingroppandosi, Franco! Ma cos'è sto schifo? Questo è un canale family friendly per più o meno 1,8 centesimi di secondo all'anno? Nel frattempo, salve, se lei vuole anche sparare, far qualcosa... Oh! Ok, come non detto, ha lanciato una freccia di tutto rispetto. Ui, lolla! Catapulte? Continuate a catapultare, porchi, da quell'altra parte. Arcieri! No, 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 che volate di sotto! Va che si buttano di sotto, va che si buttano di sotto. Eccoli, eccoli, eccoli. L'ho detto che c'è sempre l'idiota, porco cane. Incredibile, ma vero? Alcuni Franco sono sopravvissuti, oddio, anche meno di prima. E stanno cercando di affrontare il buon Gwyn. Si è preso una freccia incredibile. Un arciere del Menga ha ucciso Gwyn. Non è stato neanche Franco. Franco non si è neanche accorto. Vuole prendersi il merito. Ok. Abbiamo puntato su una netta superiorità numerica. Per fortuna che c'erano anche le catapulte. Questi arcieri sono stati praticamente inutili. Ah, finalmente ce l'abbiamo fatta. Signori, siamo onesti. Se il telone fosse stato sull'attacco dei giganti, avrebbe risolto la situazione nel giro di qualche minuto. Non ci sarebbe stato bisogno di 8000 stagioni e tutte cose. Come? Ve lo mostro facilmente. Il telone riuscirà a sconfiggere il gigante corazzato, il gigante colossale. Per non farci mancare nulla, ti sconfigo pure Eren in versione gigante e anche il gigante femmina. Direi che è più... Il gigante bestia, mettiamo che il gigante bestia, dite, nessun problema. Oh, porco, perché c'ha un cerchio attorno? Che sta succedendo? Gioco? Forse indica l'area attorno alla quale lui puoi attaccare? Non ho capito perché hanno fatto un cerchio fisico. Ma vabbè, dettagli. Ora, se io mi sono vantato tanto per nulla, mi metterò a piangere, sappiate. Allora, utilizziamo il caro buon vecchio bieco trucco delle baliste, una delle quali voglio comandare io, tuttavia. Questa volta mi faccio aiutare dalle Mikasa Ackerman, che fanno il tifo dietro. Gli metti un bel costumino tutto sexy sexy e porco cane, te li abbatto io i giganti. Allora aspetta che prendo il controllo molto rapidamente. Vai che te li abbatto tutti. Oh marone, no, no, non vale saltare, non vale saltare. No, ma porca di quelli per porca, non toccatemi lì. Oh, uno è volato via, perfetto, perfetto. Si stanno avvicinando. Ok, lento, non è un grande problema. Oh, porca, la balista dietro di me è morta male male. Perfetto, Mikasa è stu casa. Venite qua cortesemente. Perfetto, non avete che far fuori anche il gigante colossale lì, come cacchio si chiama. Veloci, Mikasate un po' di più cortesemente. Che sta facendo? Ma è mezzo rimbecillito, signore. Dovrebbe attaccare in questa direzione. Gioco, mi si sta stancando tantissimo il dito. Oh, che succede? Ragazze, vi dovete levare dai maroni che mi buggate la telecamera. Oh, ce l'abbiamo fatta? Quanti quadrelli gli ho sparato sotto cielo? Aiuto! Ho capito che sei colossale, ma eri anche una colossale rottura di maroni. Signorina, scusi, ho capito che lei è bella grande, quindi deve farci un bel bagnetto grande e grosso. Però non mi pareva il momento, capito? Mi mettete un po' di Mikasa mezzo nude e il telone risolto tutto. Signore, non ho visto neanche il suo attacco, ma ho dei dettagli. Oh mio Dio, e se mettessimo gli zombie nell'antichità? Questa cosa non mi dispiace proprio per niente. Allora, vediamo un po'. Abbiamo una vasta scelta di zombie. Cercherei di non mettere tendenzialmente
Sì, signore, stia buono, tutto è armato d'accetta. Dicevo, degli zombie troppo moderni o troppo potenti. Voglio fare una sorta di World War Z direttamente all'interno di un'antica città della Grecia. Che cosa buona e tanto giusta. Zombie prigioniero, ci può stare? Ok, deve essere inquietante, ma no. Questo sarebbe carino in prima persona. Dopo faccio una prova, casomai. Aggiungiamo, casomai, qualche altro zombie salterino. 54 zombie dovrebbero effettivamente vivacizzare o mortificare la vita di questa città. Allora, chi possiamo mettere? Devo mettere tutte unità antiche? Ok, ci serviranno un bel po' di sarisse. Il problema è che sti creti... Ragazzi, state bene? Adesso vi spawnano con le animazioni, quelle faghe. Ecco, però poi vi bloccate con quella coc di sarissa. Era per questo che stavo dicendo che non siete proprio tra i più affidabili. Ci serviranno anche degli opliti lungo le strade. Dobbiamo puntare su una netta superiorità, perché gli zombie qua ci ciancicano male altrimenti. E un po' di arcieri. Però dobbiamo trovare un modo per bloccarli. Gli arcieri con i serpenti. Non è che mi senta molto convinto, ma vabbè, dettagli, mettiamoli... Ah, non ci sono tetti da sto lato, come l'ho detto? Vabbè, allora spawnali tipo da quest'altra parte. La telecamera non si può piegare, purtroppo, pertanto mi devo adattare pure io. Volevo mettere un portastendardo... Gioco? Perché non me lo fai spawnare? Forse perché ci sono troppe unità. Signori, mi fate un po' di spazio, grazie, così in teoria non si dovrebbero muovere dal tetto. Sperando che lui non voli di sotto come un povero pirla. Me ne mettete uno lì? È giusto? In teoria sì. Vediamo casomai di mettere anche qualche biga. Ma appartiene comunque al periodo storico. Ok, una Grecia, Roma e tutte cose. Il Cerbottaro, un gran figlio di Cerbottana. Vabbè, dai, senti, vediamo di mettere un po' chiunque. Il bracconiere, mettiamo qualche arciere direttamente in strada. Ok, incrociamo le dita e speriamo di riuscire a conquistare... scusate, no, a salvare la nostra città. Vediamo un po'. Baronne, mi hanno aggredito male il tizio, me lo stanno ciucciando, me lo stanno mangiando. Non è che la sta migliorando, Lon, come la dici lei è la peggiore. Ok, se lo stanno sgranocchiando male, è comunque imbarazzante questa frase. No, mi hanno fatto fuori il cavallo. Mi hanno cencicato a morte il cavallo. Maledetti zombie. No, ma non è brutto modo di andarsene. Signori, ce la fate a colpirli dalla distanza? Dovete colpirli in testa? Vedo che qualcuno non ha capito come funziona. Guarda lì, sono tutti bugati male. No, questi si fanno cencicare. Trapanateli da dietro, da anche di lato, da davanti. Trapanateli da dove cavolo vi pare. Che macchia, ogni tanto arriva un serpente da sopra. Siamo finta di nulla, che è meglio. Direi che gli zombie stanno chiaramente avendo la meglio. Stanno anche formando un muro di cadaveri più morti degli zombie. Come sta andando da quest'altra parte? Si sono bloccati di nuovo. Hanno trionfato da questo lato. Che sta accadendo? Ragazzi, siete degli imbranati di proporzioni bibliche. Dai, che non ne restano molti. Avanzatemi, prodi. Avanzate presto, fate fuori la minaccia. Dai, siete il disonore dell'antica Grecia. Sì, sì, per vincere avete vinto. Però, porco cane, oh, ci è voluto una marea di tempo. Guarda i cadaveri lungo le strade. E mi sa che i tizi con la biga se la sono presi su per la biga, Ma vabbè, dettagli. Devo ricordarmi anche di provare le unità di Assassin's Creed. Ci sono un bel po' di ragazzuoli: Ezio, Altair, Edward Kenway, Bayek, Alexios, Connor, Desmond. Perfetto, i Fry, Eivor, versione maschile, Shay. Ulala, li hanno messi un bel po'. Ok, qualcuno l'hanno tralasciato purtroppo. Allora, facciamo una prova giusto per cazzeggiare con le unità segrete. C'era quello con le canne rotanti, mi ricordo. Io la canna la farei... Oh, sconfiggere i nemici con le vongole. Solo il telone ci può riuscire. Ok, ho mentito, le vongole non sono sufficienti. Serve anche un po' di patata assieme ai molluschi e via dicendo. Allora, chi mettiamo dall'altra parte? Abbiamo degli zombie, ma di quelli poco seri, tanto tanto arrabbiati. Oddio, questi costano veramente uno sproposito. Non so effettivamente cosa faccio. Oila! Ok, ok, mettimi anche due di questi. Però costano un sacco. Mi sa che ci serviranno tante tante vongole. E mettimi anche sto qua che c'ha i funghi in testa. Beh, ma quanto sono grandi quelli dietro? Oh! O sono piccoli quelli davanti? Aspetta un attimo. Oh, sono proprio grandi quelli dietro. Porco cane! Questi c'hanno la spada iper seria. Signore, la può muovere come il suo collega? Perché la spada fa gli effetti... fa gli effetti fighermi. Signore, ha fretta di attaccare il prossimo? Ok, secondo me dobbiamo tirare molte più vongole. Una cosa è certa, tireremo un sacco di porchi. Facciamo una prova veloce, veloce, vediamo un po'. Signori, iniziate a lanciare vongole da prima. Perché sennò vi attaccano dalla distanza, ma siete degli idioti. Dovete svongolare fin dall'inizio? Vediamo un po'. Niente da fare. Si sono fatti bullizzare. Però le vongole avanzano. Le vongole avanzano senza becchimino rispetto.
Però non ne sono bastate. Decisamente non sono bastate. No, mi restano le povere cheerleader. Signore, si dia una calmata. E niente, il potere della vongola non è stato sufficiente. Direi che è giunto il momento di far ruotare le canne. Ecco qua, sperando che non si scappottino male male. Vediamo un po' se passano. Signori, dovete attaccare dalla distanza. Non ce la fanno. Dai, forza. Ok, oh marone. Vi siete attaccati tra di voi? Oh, adesso ho capito il potere del nemico. Li mette gli uni contro gli altri. Oh, ok, ok, ok. C'ho una mezza idea. Possiamo cercare di attirare la loro attenzione con un po' di bardi che si prenderanno probabilmente i proiettili. Questo è poco, ma sicuro. Così nel frattempo le nostre unità dovrebbero riuscire a sparare sul nemico. Senti, sparo anch'io. Aspetta, 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 aspetta. Ah, è un casino. Ok, ok, ok. Mi si stanno iniziando a ruotare le canne di brutto. Vai, vai, crivellalo. Aspetta che ce l'abbiamo anche a sinistra. Che macello. Che casino, mi sta salendo un'ansia di proporzioni bibliche. Ok, maronne, cosa è successo? Certo. Non niente da fare. Ora ho capito perché costano 30.000 sti tizi. Cheating supremo. Cheating supremo. Artemidi. Artemidi a... Signore, non cominciate a girare le canne anche voi. Avete dettagli? Dicevo, Artemidi a profusione. Perfetto. Con tutte le frecce che lanciano le Artemidi. Ti prego, ti prego, ti prego. Signore... Ok, decisamente molto ma molto meglio. E che sti cosi, sti zombie strani si avvicinano decisamente troppo. Cos'è accaduto? Cosa boia è successo? Va che macello. Forse ce la potrebbero fare, gente. Cioè, sparate 8 miliardi di frecce. Mi sta laggando la voglia di vivere, gente. Guarda, guarda frecce qui sulla parete. Eh certo. Beh, l'ambiente è giusto per le Artemidi. Ok, resta ancora sto cocchio di zombie dall'aspetto decisamente molto inusuale. Anzi, c'è ancora il cugino. C'è ancora il cugino, presto. No, vi siete fatti trucidare. Si sono fatti No, dai. Per un secondo le mie speranze. Vabbè, che sta succedendo? Buongiorno. Chi è che resta vivo? Non sufficientemente morto? Scusi signora, sta sparando le frecce contro la parete. Ho la vaga impressione che ci sia un'unità buggata male all'interno del tempio. Ok, non c'è modo allora di risolverla. Dichiaro vincitrici le nostre Artemidi. Ho dovuto citare, ma proprio uno sproposito. Ma come fate a farvi attaccare? Da dove? Dov'è? No, non lo vedo. Non lo Eccolo lì. Tatticone della vita. Wow. Ok, vittoria dei rossi. Oh, alla fine ce l'abbiamo fatta. Il bastardone poteva teletrasportarsi. Chi l'avrebbe mai detto? Signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, se volete che di tanto in tanto ritorniamo anche col caro buon vecchio Tabs. Ci sono parecchie mod, le testiamo così volgarmente senza il benché minimo rispetto. Potrebbero essere delle mod carine o delle boiate di proporzioni bibliche. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi ritrovate la casa distrutta male dai giganti. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!